ancora una volta qua. Non si tratta di un grande lago, di un famoso fiume o di chissà quale altro tipo di ambiente, ma sono nel lago vicino casa, dove nei primi anni 90 ho iniziato a capire cosa fosse per me il carp fishing. Si tratta di un piccolo laghetto di campagna dove mi accompagnavano i miei genitori a pescare ed io tra pomeriggi liberi e scuola mi immaginavo chissà quali carpe ci potessero essere presenti e sognavo di catturare i grossi pesci che mi immaginavo ci fossero in questo lago. In realtà non è che ci fossero dei grossissimi esemplari, le carpe più grosse erano circa 10 kg, ma per me all'epoca quelli erano pesci da record e un pesce del genere per me valeva un'intera stagione di pesca. Eccola la prima carpa della mia sessione, una delle vecchie regine del lago. L'ho catturata questa notte con un terminale spinner rig e un innesco pop-up da 16 mm. Un ottimo bentornato sul lago. Ciao. Più frequentavo questo laghetto e più lo sentivo quasi come se fosse casa mia, a tal punto da liberare le mie piccole carpe koi che tenevo con tanto affetto nel mio acquario proprio qui in questo laghetto. E sembra impossibile, ma alcuni di questi esemplari sono ancora presenti dopo oltre 20 anni. Prima partenza della giornata, ancora una volta la stessa canna con cui avevo catturato la regina questa notte. Il punto dove sto pescando quindi sembra essere molto redditizio. Ancora lo spinner con la pop-up da 16 mm caramel nut, una garanzia di successo. Questa volta si tratta di uno specchio. All'inizio, quando è partita, nonostante avessi la frizione chiusa, ho sentito che c'era qualche ostacolo. Infatti ho notato che il piombo si è staccato, però il pesce è venuto fuori e tutto è andato a buon fine. Adesso ce l'ho nel guadino. I nuovi piombi impact in line hanno fatto veramente il loro dovere e nonostante la carpa all'inizio si fosse incagliata in qualche ostacolo di fronte a me, il piombo si è liberato e mi ha consentito di portare a riva questa bellissima specchio. Oltre a questa caratteristica, i nuovi piombi sono stati studiati per essere molto autoferranti, infatti sull'allamata il pesce sente tutto il peso del piombo, essendo posizionato il terminale nel punto centrale del piombo stesso. Ai tempi si trattava proprio di un classico laghetto immerso tra le colline toscane e c'era un rudere completamente diroccato.
Oggi è stato completamente ristrutturato ed è stato creato un bed and breakfast con ristorante e piscina, ma il laghetto è rimasto tale quale una volta quando pescavo. Quando ho iniziato a pescare erano proprio i primi anni in cui c'era l'avvento del carp fishing in Italia e sulle riviste uscivano i primi articoli. Io me ne innamoravo sempre di più di questa tecnica di pesca. Quello che in realtà avevo a disposizione per pescare era veramente molto semplice, un po' perché era difficile reperire i prodotti e anche per gli alti costi che questi avevano. Però con quel poco che avevo la mia passione cresceva sempre di più. Ricordo quando trascorrevo le mie domeniche dal mattino fino alla sera qui sul lago e mi sembrava di pescare un'eternità. Arrivavo con le mie due canne rudimentali, le appoggiavo su due picchetti di fortuna ed iniziavo a sognare. Le condizioni del tempo sono notevolmente cambiate. Ha iniziato a piovere, fortunatamente è estate, non fa freddo. Questa partenza è avvenuta sempre sullo stesso tipo di terminale spinner rig, che è una presentazione ideale per innescare le pop-up con cui sto pescando. Sono delle piccole boilies pop-up da 16 mm che si bilanciano perfettamente solo col peso della girella dello spinner e dell'amo. È un terminale completamente antigroviglio perché il link mi permette di calare e essere sicuro di essere sempre in pesca, soprattutto in questo punto dove ho trovato un piccolo strato di alghe sul fondo. Quindi sono sempre certo che la mia pop-up è sempre visibile e pronta ad essere aspirata dalle carpe. Il pesce ha tagliato completamente verso destra e adesso devo cercare di non farlo entrare qua nel sottoriva perché ci potrebbero essere un po' di ostacoli. Ho montato sugli ultimi metri della lenza uno snag leader molto robusto. Sembra che sia libero, ci sono solo un po' di alghe. Ma piano piano sta venendo verso di me. È una regina, il leadcore è completamente pieno di alghe, ma... vai! Alla fine il pesce aveva tagliato tutto verso destra e non ero sicuro di riuscire a portare dentro il guadino perché so che qua ci sono un po' di ostacoli. Fortunatamente mi sembra anche qua il piombo si è staccato, il pesce è venuto in superficie, ho raccolto un po' di alghe, ma è finito comunque dentro la rete. Una regina di taglia media che mi ha impegnato in un bel combattimento sottoriva in mezzo a delle alghe. Le condizioni del tempo non sono delle migliori, le previsioni non ci aspettano niente di buono nelle prossime ore. Comunque è importante che le carpe siano attive, vediamo qualche partenza e continuiamo a divertirci. Gli avvisatori acustici ovviamente all'epoca erano una cosa inarrivabile per me e quindi le prime notti le passavo sveglio sulla sedia pieghevole guardando gli starlight all'interno degli indicatori visivi e sperando di vedere dei piccoli movimenti che mi segnalassero una boccata di qualche carpa. Erano i primi anni ed un nome spiccava tra tutte le aziende. Sì, quella era proprio Fox. Ricordo che io, come tanti altri ragazzi, sognavamo di avere un kit di avvisatori marchiati Fox e questi mi furono regalati per il giorno del mio 18° compleanno dai miei genitori. Erano i famosi DXR con la centralina senza cavi, che fu una vera rivoluzione per noi carpisti. Sono passati veramente tanti anni e questa tecnica nel corso del tempo si è evoluta notevolmente. Ma Fox è rimasta sempre al passo con i tempi e ha fornito una gamma completa per noi carpisti sotto tutti i punti di vista,
a partire dalle canne, alle tende, ai gommoni, ai motori elettrici. Una gamma completa a 360 gradi. L'evoluzione è stata veramente enorme rispetto alle prime volte che pescavo qua. Ricordo che all'inizio costruivo i miei terminali con un Dacron bianco e nero, che era l'unico materiale che riuscivo a reperire nei negozi. Adesso ci sono a disposizione svariati tipi di trecciati, da trecciati morbidi a Dacron rivestiti, a fluorocarbon, oppure anche a link, come sto usando in questa mia sessione di pesca. Le poche canne da car fishing che si trovavano erano veramente basilari. Con esse era difficile superare i 100 metri di distanza di lancio. Oggi invece, grazie alle tecnologie di costruzione e ai nuovi materiali, ci sono sul mercato canne come le Horizon o le Spomb Rod, con cui è più semplice raggiungere delle lunghissime distanze e anche essere molto precisi nel lancio. Per non parlare poi dell'introduzione delle imbarcazioni nel carp fishing. All'inizio, quando pescavo in questo lago, non me ne avrei mai pensato di andare con un gommone a depositare delle esche, ma semplicemente lanciavo la massima distanza, pasturavo e speravo che qualche carpa si interessasse alle mie esche. I gommoni, accompagnati da uno sviluppo tecnologico di piombi, fili e montature, hanno permesso di andare alla ricerca di pesci in posti dove prima era impensabile riuscire a catturarli, soprattutto anche sia per quanto riguarda la distanza che per quanto riguarda la presenza di ostacoli. Anche qua Fox è sempre stata presente, prima con una serie di gommoni sempre più all'avanguardia e soprattutto sicuri, e poi con l'introduzione dei motori elettrici super affidabili. Bella specchio. Finalmente una partenza anche sulle due canne di sinistra. Si tratta di una specchio molto vecchia. Sono sicuro che questo, dalla pelle rugosa, è un pesce che ha tanti anni. Una delle vecchie residenti del lago, che già c'era quando ho iniziato a praticare car fishing nei primi anni 90. Ciao vecchia signora. Finalmente è partita anche una delle due canne che avevo posizionato sulla sinistra. Avevo catturato tre pesci con le canne di destra, ma queste durante la prima notte avevano solo avuto qualche bip. Avevo innescato delle pop-up da 20 mm con un amo un po' più grande. Ho voluto sostituire il terminale innescando lo stesso tipo di spinner rig che ho utilizzato per le canne di destra e dopo poche ore di pesca la prima partenza. Questo credo che non sia un caso. Ho continuato ad innescare e pasturare con le boilers caramel nut perché ricordo che qua in questo laghetto c'erano dei grossi amur, e queste sono le mie esche preferite quando voglio insidiare gli amur. Sarà molto difficile ovviamente riuscire a ingannarne uno perché sono veramente pochi esemplari, si contano sulle punte delle dita di una mano, però intanto mi sto divertendo con le carpe. In definitiva, il modo di vivere il car fishing si è evoluto anche con attrezzature da campeggio, come ad esempio mi viene da pensare ai lettini comodissimi o alle tende che ci permettono di stare al riparo in qualsiasi condizione atmosferica. Poi anche con fornelli o stoviglie sempre più compatti e duraturi che ci hanno fatto cambiare modo di vedere questo tipo di pesca e ci permettono di stare in pesca sulle sponde anche per intere settimane.
Tutta questa evoluzione negli anni ci ha permesso di cambiare modo di vedere questa disciplina di pesca. Se prima andavamo in un lago e cercavamo di catturare un pesce come meglio si poteva, adesso possiamo ottimizzare il nostro tempo e, grazie a strategie e tecniche moderne, raggiungere dei risultati prima impensabili. Oggi il mio modo di vedere il carp fishing è completamente diverso. Ho potuto pescare in tutti i tipi di acqua, in qualsiasi situazione di pesca, pescando al lancio, con la barca, partecipando anche a importanti gare internazionali come ad esempio i campionati del mondo. Ma nonostante questo, il mistero che nasconde uno specchio d'acqua mi affascina sempre. E soprattutto non sapere cosa c'è dall'altra parte della lenza quando l'avvisatore suona è un'emozione che per me non è mai cambiata e mi permette di vivere il carp fishing come quando ho iniziato a pescare nel laghetto vicino casa. All'alba dell'ultimo giorno il lago mi ha voluto fare un enorme regalo. Un terminale costruito con il link da 25 libbre, un amo long shank White Gape del numero 7, uno spinner rig, un enorme Amur, il record del lago. Una carpa erbivora da oltre 25 kg, un pesce che non avevo mai catturato qui, fantastico.